L'ironia insieme alla misericordia è la forma suprema di elasticità, un esercizio quotidiano di tolleranza, una prova continua di umanità. L'ironia è parente dello scetticismo, ma non ha alcuna relazione con il cinismo, diventato ormai il marchio della vita pubblica italiana. L'ironia è l'opposto della mediocrità, non esiste l'ironia media, l'ironia è per definizione speciale. È la capacità di leggere la realtà in modo originale e dominarla invece di farsene dominare. L'ironia o la mancanza della medesima è un indicatore importante quando si tratta di formarsi un'opinione. Come ho detto, ho incontrato persone intelligenti senza senso dell'umorismo e ho incontrato persone poco intelligenti prive di ironia, ma non ho mai incontrato persone ironiche e stupide. Le due caratteristiche sono incompatibili. L'ironia è utile, oggi più che mai. Un sorriso non è, come ritiene qualcuno, una ritirata. È un'avanzata, invece. Il tentativo di portare il problema su un terreno nuovo dove può essere risolto. L'ironia è salutare, come tutte le cose buone, ma trattata con delicatezza. Rischia di inacidire e diventare sarcasmo. L'ironia viene dal cuore, dalla testa, è una forma di indulgenza. Il sarcasmo sale dalla pancia e dal fegato. È un genere di condanna. In Italia l'ironia viene generalmente capita e apprezzata, ma è utilizzata poco. Il sarcasmo è invece popolare, ma distrugge convivenze, amicizie, rapporti di lavoro. Gli umoristi sono pochi in Italia, i sarcastici legioni. L'ironia serve a disinnescare le brutte sorprese che inevitabilmente arriveranno nei rapporti sociali e di lavoro. L'importante è che non condizioni il nostro umore se non temporaneamente e non influenzano le nostre prospettive, il nostro rendimento, il nostro carattere. Un eccessivo senso della giustizia può diventare una trappola, soprattutto in Italia dove le ingiustizie abbondano e di retorica sulla giustizia tutti si riempiono la bocca. Ecco perché l'ironia è importante, sto saltando, non è, come sostiene qualcuno, una forma di disimpegno, è invece un modo per rispondere all'imperfezione del mondo e sorriderne mentre cerchiamo di eliminarne un po'.